Buonasera amici, benvenuti a Ticket to Ride. Questo è il format del Salottino Blues, un format inventato a sana pianta dal mio caro amico, ormai socio, fratello Massimiliano, che insomma lui è quello, è l'anima del Salottino Blues del gruppo di Facebook ed è quello che ci mette anche in contatto con tanti musicisti. E proprio stasera qui con noi abbiamo Letizia Merlo. Ciao, ciao Paolo, grazie dell'invito, mi ha fatto un sacco piacere. Beh, non potevamo non invitarti, cioè dopo che Massimiliano mi ha detto guardala, io sono rimasto così flashato, ho detto oh Massimiliano, dobbiamo portarla sul Salottino perché veramente cioè qua facciamo un saltino in alto. A livello wow. Qualitativo. Sentimi, allora cominciamo a parlare un po' dei tuoi studi musicali. Allora, io ho iniziato a studiare canto quando avevo 13 anni, quindi un sacco di tempo fa, 14 anni fa praticamente. E ho iniziato così per caso, cantavo sempre, allora mia mamma un giorno mi ha chiesto ma perché non puoi iscriverti? Ah, chiamiamo io. Terrorizzata perché per me l'idea di cantare davanti ad altri era terrificante. Quindi ho iniziato così con i primi saggi, i primi duo acustici e poi pian piano sono arrivate cose più in grande, magari con la band. Intanto ho scritto il mio primo brano, l'ho scritto a 18 anni. Sì. Wow. 18 anni, poi magari dirò qual è perché wow. È l'album. 18 anni, diciamo che ogni anno ho fatto un brano, cioè un brano all'anno praticamente, forse wow. Due o tre in un anno perché ho avuto degli stop così durante il mio percorso e quindi niente, ah. Poi... ecco, progetti sempre più in grande, tra cui appunto come dicevamo prima, fuori a telecamere spente. A telecamere sì. Spente, esatto. Senti, quindi questo è un po' il tuo panorama di crescita, ma in questo momento io ti sto vedendo che stai facendo veramente serate pazzesche con un gruppo veramente gigantesco. Parlaci di questo sì. Gruppo. Dei Sinfonica, sì, Sinfonica sono nati allora, sono nati prima del Covid, quando io non ero ancora dentro tra l'altro, poi mi hanno chiamato 2-3 anni fa e ecco diciamo che vengono rivisitati i classici del rock, quindi Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Europe, i Guns, rivisitati in forma orchestrale, quindi sinfonica. Infatti cioè siamo un circo praticamente di 40 persone più fonici, tecnici di luce e ecco, diciamo che è improntato prettamente per teatri. Poi in estate adesso abbiamo fatto Castelli, giriamo per tutta Italia, Est Europa. Insomma, è molto bello, sì. Tanto impegnativo. Tanto impegnativo, sì, diciamo che l'adrenalina lì non manca mai, mai. Immagino, visto che tu però suoni il pianoforte in maniera fantastica. Grazie, sì, ho iniziato da autodidatta sempre. Addirittura? Da autodidatta, poi ho preso qualche lezione da un maestro classico di piano e poi da uno più moderno che fa più tastiere, synth, ma sempre bravissimo maestro. Ecco, diciamo che la mia impronta è più autodidatta. Sì. Sì, però caspita, alla faccia dell'autodidatta, complimenti. Sarà che al posto di studiare alle superiori. Beh, guarda, va benissimo, eh? Va benissimo. Esatto, sì. Senti, io so che tu hai fatto un singolo tutto tuo, però hai fatto qualcosa di più. Sì,
Sì, ho fatto cos'era, il 5 luglio ho fatto uscire il mio album, che mi viene più da chiamarla raccolta, per, come spiegavo prima, ho fatto un brano all'anno dal 2014-2015, e che ecco, il primo è stato Hands, che è la prima traccia, quello sì. E sì, tra l'altro non potevo crederci, perché mi sono ritrovata ad una certa con 9 brani, vabbè, di cui 2 cover però rivisitate, e ho detto vabbè, boh, pubblico un album, cosa devo fare, cioè non posso lasciarli qua. Poi viene ascoltato, non viene ascoltato, è proprio un orgoglio personale da pubblicare. Senti, come si chiama l'album? Joy, Pain and Tears. Okay, che poi in realtà più fluente, diciamo, è Joy, Pain, Tears. Joy, Pain, Tears. Io te l'ho chiesto, però ho finito di ascoltarlo 3 minuti fa su Spotify, quindi... dai. Fantastico. Quello che mi è piaciuto tanto, veramente tanto, adesso non del tuo LP, però che veramente mi hai fatto venire la pelle d'oca, e il pezzo che hai fatto con la tua amica di Simon Garfunkel. Avete fatto un pezzo a cappella pazzesco. Ah sì, ma oddio, quello però dov'era? Non mi ricordo, eravate in una stanza, eravate voi due. Sì, mi ricordo. The Sound of Silent. Cioè, sì. Dai, davvero, ma proprio improvvisato, perché anche lei studia canto e appunto abbiamo detto, ma sì, dai, facciamo qualcosa, improvvisiamola. Era tra gli studi degli esami. Ah, e ecco. Quindi ho detto, ciao, prendiamo quella. Sì. La andremo a cercare anche lei, la porteremo al salottino. Volentieri. No, l'avete fatta bene. Per me è un pezzo che piace tanto. Io Simon Garfunkel li conosco da quando ero ragazzino. Io ho iniziato a suonare la chitarra a 12 anni. Ormai chi mi segue avrà la nausea di sentirla questa cosa. Ti parlo dell'82. E Simon Garfunkel erano forti a quegli anni. Negli anni 80 erano potenti, Mrs. Robinson, eccetera. E io strimpellavo le loro canzoni, perché avevo un amico che era appassionato di loro due, ma quella che appunto mi piaceva da morire era appunto The Sound of Silent, no? C'ha tutto dietro, è una bella storia quella canzone. Sì. Ha strofe molto complesse anche a livello proprio significativo, sì. È un po' come la cura di Battiato, no? Che... è vero, e vabbè, Pezzone, che bello, fa venire i crividi. Esatto. Mm. Che poi, apro una piccola parentesi, io sono amico di Angela Forin, che è una musicologa pazzesca, e parlando una sera con lei, messaggiandoci, parlando eccetera, mi ha spiegato che la cura, mentre tutti noi pensiamo che sia lui che si impegna a curarsi di una persona, invece no, è la morte che parla a lui. Sì, bellissimo, è bellissimo. Sono rimasto flashato. È pazzesco, è un po' ambiguo in effetti, cioè può essere appunto anche interpretato, ognuno può interpretarlo come certo vuole, la propria cura, però sì, come la vede lui è stato, vabbè, parliamo di un mostro. Sì, un mostro, esatto. Figurati. Un maestro per me. Sì, sì, e sì. Quindi, parlando di mostri, il tuo cantante preferito, il tuo musicista preferito? Oddio. Allora, innanzitutto, per me c'è cantante femmina preferita e cantante maschio preferito. Ottimo, anche per me. E anche italiano e internazionale, perché non ce la faccio, cioè sono troppi bravi, troppi che mi danno tanto. Allora, e poi vorrei sapere anche i tuoi, giusto? Vero? Allora, italiana sicuramente Elisa, io sono cresciuta con Elisa, tantissimo. Mentre che ultimamente sto ascoltando poco perché sono più su altro genere, però per me lei rimane la mia dea, Alanis Morissette. Wow. E poi cantante, oddio, cantante maschio italiano, non so, posso dirti cantante in generale,
cantante maschio, okay, che non so se è un po' di nicchia, sarebbe Daniel Tompkins dei Tesseract. Wow. Vi conosci Tesseract? Sì. Non ha una voce, no, cioè, madonna. È una voce pazzesca. È una voce, sì, è un vocal coach della madonna, fa una voce pazzesca. E poi usa tanta tecnica, ma trasmette anche tantissimo, proprio come Elisa. E per me quando c'è quello, sì, c'è tutto. Sì, 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 sì. Beh, tanta roba. Sì. No, i miei invece, guarda, a livello di cantante italiano maschio, sì, Fabrizio De André. Io De André per me è stato un mentore. Sì. Un po' come ti ho detto prima, il Samuel Garfunkel, che quando ho iniziato appunto a suonare, sentivo loro, però io all'età di 14 anni fui proprio folgorato da De André e feci tanti anni a suonare chitarra acustica i pezzi di De André, perché proprio... Dai. Poi ho una voce abbastanza bella strong, bella bassa, bella cavernosa, e, sì, quindi, e quindi sai, cantarli non mi veniva neanche tanto difficile, no? Certo. Ma però proprio perché lui mi è sempre piaciuto sia a livello musicale ma sia a livello personale, cioè era uno che non le mandava a dire, sì, sì. Quindi pane pane, vino al vino, anarchico, quindi grandissimo. certo sì. E invece femminile, a me piace tantissimo Giorgia. Ok, certo. Per la sua estensione vocale, cioè una cosa, io ho avuto la fortuna qua a Varese tantissimi anni fa, veramente tanti anni fa, quasi 20 anni fa, era in un pub, mm-hmm, che faceva praticamente unplugged, era lei e il suo chitarrista. Wow. Io entrai per caso a bermi una birra, ma proprio ero di corsa con un amico, ma sì dai, facciamoci una birra, entriamo dentro, c'era lei, eravamo in 30 persone. Cioè, pazzesco, hai trovato lei, vabbè, che wow. Cioè, io non sono più uscito chiaramente dal pub. Ovviamente, come fai ad uscire? Non puoi. Un pezzo dietro l'altro, ma poi di una umiltà pazzesca. Sì. Pazzesca. Poi, vabbè, se andiamo sugli stranieri, ecco, lì mi viene molto difficile, no? Salto un po' da... Mark Knopfler, che mi piace tanto la sua voce, il suo modo di fare, e poi vabbè, il mio in assoluto è Eric Clapton, per me Clapton. Ci sta. Praticamente io qua ho il suo quadretto con la sua firma e sotto la sua chitarra, no? Quindi dai, ma infatti sto vedendo un sacco di chitarre, e sì, quello lì sarebbe il salottino blues, quindi questo è il salottino blues, nato negli anni in diversi step, fatica, sudore e soldi, immagino. come ogni cosa, sì, esatto, ho la mia mogliettina che mi supporta e mi sopporta tanto, però è la mia valvola di sfogo. Certo. Quindi quando entro qui io dimentico, sì, tutto quello che c'è fuori nel mondo. Okay? Che bello. Penso che sia un po' anche un po' per tutti i musicisti, questo penso che sia anche un po' per te. Assolutamente, quando ti metti al piano, alla chitarra o canti o vai nel tuo place proprio. Non so se hai visto il cartone animato della Disney, Soul. Ah sì, e come? Ecco, noi finiamo in quella bolla. Esatto, infatti mi ha fatto un sacco di tristezza. Bellissimo. Pensa, quando abbiamo visto quel cartone io e mia moglie, perché io sono un appassionato di cartoni animati della Disney, no? Sono vecchio però, dentro sono ancora un bambino, quindi mi piacciono. Giusto così. Quando abbiamo visto quel cartone animato, mia moglie a un certo punto, che ha visto la scena della bolla, mi dice: adesso ho capito quando tu vai a suonare la chitarra che sparisci. Ecco dove sei. Ecco. È per quello. Infatti quel film lì, secondo me, serve per far capire a chi non è musicista cosa significa. Brava. Cosa significa? Senti, tornando a te, sto un po' un attimo. Dai. È bello chiacchierare. Qua il salottino è proprio bello così. Anarchia, chiaro. Il salottino è bello così. Senti, ti volevo chiedere i tuoi progetti futuri. I miei progetti futuri, allora, adesso che ho pubblicato appunto l'album,
Sto già scrivendo altre cose in realtà, sempre al piano, però voglio un po' distaccarmi, rendere qualcosa, perché allora faccio un passo indietro con calma. L'album che ho pubblicato era un po' sempre malinconico, oddio, la malinconia per me è abbastanza di base, ma credo per ogni musicista, però sono vorrei un bluesman. Esatto, quindi non ci si può distaccare da quella dimensione. Brava. Però ecco, vorrei un po' ringalluzzire la situazione. Vediamo, probabilmente pubblicherò magari un singolo alla volta questo giro. Mm-hmm. Sì. Dai. Poi per il resto ho la band, prog metal, i Frog. I Frog. lì si va su, cioè lì si scatena la mia rabbia, diciamo, la sfogo lì dentro. E adesso abbiamo delle date il 20 settembre, sì, a Lodi, al chilometro e qualcosa, sì, è l'unico locale, credo si chiami chilometro. E invece con i Sinfonica appunto abbiamo un sacco di date già per il 2025, già per fine 2024, 2025, progetti futuri che stanno bollendo in pentola, di cui io non sono a capo, quindi e ecco. Vabbè, niente, dietro avete una squadra incredibile lì nei Sinfonica, avete il manager, avete tutto quello che vi organizza. Sì, perché sennò diventerebbe un massacro. Un massacro, sennò siamo in troppe cose da gestire, sì. Sì. Quando vi spostate in pullman? Quando ci spostiamo in... Allora, fai conto che la base è a Vicenza. Ok. L'altro cantante è di Modena, io sono praticamente di Monza, ecco, diciamola così. E quindi quando dobbiamo andare all'estero, pullman... Se le date sono in Veneto, in Trentino, in Emilia, Lombardia, sì, ecco, dipende, o si fanno le macchinate o pullman alcune volte, sì. Sì. Di Monza sei nel paese di Marco Morgan. Sì, di Marco Morgan, però in realtà sono di Villa Santa. Ok. Perché comunque al parco di Monza, sì. Abito di fianco al parco, nel verde, bello. Spettacolo, sì, è un bel posto, dai. Beh, non siamo tanto distanti, dai. No, tu di dove sei tu? Parese. Ah già, giusto, me l'hai detto prima, vero? Proprio, diciamo, in un attimo, ho un cliente di Monza, quindi ogni tanto vengo su. Sai. Bene, bella cittadina, Monza è una bella cittadina. Insomma. Sì, è ricca d'arte, è bella, è molto accogliente, sì. Quella villa è spettacolare. E lì, le mie superiori erano lì di fianco alla villa. L'ho fatto il liceo artistico. Era lì. Cavoli, tanta roba quella villa. Dietro poi c'è l'autodromo. Chi non conosce Monza? Esatto. Monza è come non conoscere Imola, no? Come fai a non conoscere Imola? Infatti. No, quindi, Monza. Quindi vi spostate pullman e avrete un camion per la strumentazione minimo. Lì sì, arriva il furgoncino. Furgoncino? Furgoncino per, non so, magari le varie strumentazioni, gli ampli, però ecco, tutto il resto da altri furgoni sicuramente. Sì. Beh, cavoli. Sì, voi. Ho visto il vostro palco, quindi è abbastanza, cioè. Sì. Tanto. Alcuni erano veramente grandi, sembrava un campo da basket. Quindi sì. È tanta roba. Sì, tanta roba. Infatti, se dovevo andare dal bassista, ehi, cioè, dove sei? Cioè, non ti vedo. In altri eravamo appiccicati, però sempre. Sì, dipende poi dove vi trovate. Guarda, anch'io quando ero ragazzino mi sono trovato a suonare in posti che... praticamente spalla a spalla quasi col bassista, perché tutto lì, no? D'altronde, però non ci fai caso mai a queste cose, perché quello che fai lo fai che ti diverti talmente tanto
te ne frega niente dove ti mettono. No, esatto, ma neanche se fa caldo, se fa freddo, cioè... No, non lo senti. Lo senti quando esci dal palco, ma quando sei sul palco non te ne frega niente. Non senti, non vedi nessuno, non senti niente, vedi, sei solo tu e basta. Forse magari quei 5 minuti prima, no? Ah, 5 minuti prima, sì. O caldo, o freddo, o... Sì. E l'attimo prima, sì. Infatti ultimamente rido e scherzo, però dico, ah, stai iniziando, aspetta, fammi concentrare un attimo. Sì. Quel pugno allo stomaco, lì, quel morso allo stomaco, poi però basta che, no? La prima parola. Esatto, sì, il primo brano. Perché alla fine, ecco, sì. Brava, il primo brano è sempre lo stesso oppure cambiate? Allora, dipende, se intendi con i Frog, cambiamo sempre. La scaletta tendenzialmente la cambiamo, perché magari dobbiamo stare in 45 minuti, mezz'ora, okay. Abbiamo un repertorio di più di un'ora e mezza. Con i Sinfonica, allora, in un anno e mezzo abbiamo cambiato 3 set list, però adesso un attimo rimaniamo con quella, quindi è da un po' che adesso partiamo sempre con... Quella prima. Allora, io quando avevo il gruppo, tanto tempo fa, siamo rimasti io e il bassista, poi il resto. Ah, ecco, ah cavolo, ok. Sì, ma sai, però alla fine facendo blues, chitarra e basso, hai già il 90%, eh? È vero. Quindi, però quando avevamo tutto il gruppo, noi avevamo proprio una canzone solita, era quella che chiudeva. Ah, ecco, ci sta, approvo. Cioè, era sempre quella lì, cioè, avevamo la nostra scaletta che magari cambiavamo, si spostava, eccetera, eccetera, e poi tenevamo la canzone che all'epoca era Rock the Night, quindi... Ma dai, Rock the Night! e quindi facevamo quella di chiusura. E bella. Saluti, tanti saluti. Sì, wow, wow. Esatto, no. Tutti urlavano. Esatto, era proprio olè. Sì, che poi dipende, o fai qualcosa di energico o qualcosa di più soft per chiudere appunto la serata, dipende come vuoi metterla tu. Esatto, poi vabbè, quando avevo 15 anni era più un genere rock, ero più sul rock, quindi facevamo tanto Deep Purple, facevamo tanto Rolling Stone, no? Certo. Europe, che erano appena usciti negli anni 80, erano il loro boom, e di blues facevamo pochissimo, se no quelle 2 o 3 di Clapton, che ero io quello che chiaro. Io già da 15 anni ero... già, sì. E poi invece crescendo ho abbandonato proprio, non quasi di sempre, quasi del tutto, però insomma ho abbandonato, sono rimasto più sul mio mondo blues. Quindi voi seguite con un gruppo, cambiate, fate, invece con l'altro è molto più schematico. Esatto. E poi, oddio, in realtà no, non ti ho detto una cosa, perché ho anche un'altra band che dove il chitarrista, sì, è vero, no, non te l'ho detto, dove il chitarrista è il, diciamo, chi ha progettato i Sinfonica ed è lo stesso chitarrista, e lì facciamo metal sinfonico. Però non è con voce lirica, non è impostazione lirica, siamo sempre maschio e femmina, e adesso usciremo con un album. Oh, grandioso! Sì, no, ma infatti non vedo l'ora, perché è allora un metal sinfonico fresco, non con le solite melodie, con la cantante lirica, è fresco. Sai che i Deep Purple avevano fatto un LP con la... l'orchestra sinfonica dietro, ah, sì. No, beh, tutti i pezzi dei Deep Purple con dietro l'orchestra, erano molto avanti loro, loro erano veramente anni luce avanti, ma sì. Allora io credo che un po' tutti i gruppi di quegli anni erano molto avanti, cioè, è vero, guardiamo Jimi Hendrix, secondo me non era terrestre, un altro pianeta. Ma tutta quella gente lì. Ho uno che amo tantissimo, ma ho amato tantissimo, ne ho fatto un video di lui, David Bowie. Ah beh, lui è un altro pianeta ancora, proprio on Mars. Cioè, per me... Sì.
voce strepitosa, innanzitutto. Sì. E poi comunque il modo in cui si portava sul palco. Sì, cioè, sì, sono d'accordo. Cosa... Infatti un po' come Freddy. Canzoni... Mamma mia. Mamma mia. Infatti una delle canzoni che faccio spesso, volentieri, Rebel, che è veramente follia allo stato puro quel pezzo. Cavolo. È tanta roba. Beh, insomma, a me ha fatto un grandissimo piacere fare queste chiacchiere. Io andrei avanti a oltranza. Ah, cavolo, sì, quando poi si inizia a parlare di musica non si finisce mai. C'è sempre qualcosa da dire. Tanta roba. Quindi, prima di chiudere, allora, sì. Tu mi stai dicendo, sei su Spotify? Ti troviamo, esatto, su Spotify, come Letizia Joy. Merlo. No, Joy, Letizia Joy. Su Spotify Letizia Joy. Ma anche su YouTube. Merlo. Oddio, in realtà sono come Letizia Joy. Magari come Letizia Merlo trova Letizia Joy, non sì, lo so. Sì, probabilmente perché mi ha trovato il personaggio. Ok. E poi okay. Si collega a Letizia Joy. Esatto. Ok, fatto ok. Legato. Sì, però ecco, diciamo che Letizia Joy è più, cioè, va diretto. Più veloce. Sì, sì. Poi vabbè, chiaramente su Facebook. Su Facebook, Instagram, sì. Facebook, eccetera, eccetera. Poi metterò il link dove, se riesco, metto il link dove andarti. Va bene. Cercare, andate a vedere soprattutto il gruppone che a me fa impazzire. Il gruppone. Quando siamo a Milano. Monica. No, siamo a Varese a dicembre. Ma veramente? Sì. Siamo proprio a Varese. Sì. Allora, se sì. Non sono in giro, non ho impegni, c'è vengo. Sì, dovrebbe il 7 dicembre. Cavoli, è il giorno prima della festa. Esatto, sì, tra l'altro il giorno dopo è pure festa, infatti. E quindi, ma sì, chi se ne frega, se riesco vengo su. Ma teatro, qualcosa sicuramente. Allora, dovrebbe essere un teatro, sì, perché d'inverno sono solo teatri, sì. Ho già capito dove sarete. Quindi, fra tutti i tuoi progetti che mi hai detto con tutte queste tre band, però io so che a ottobre c'è qualcosa di importante. A ottobre, venerdì 18 ottobre, presento il mio album Piano e Voce. Ovviamente ci sarà anche un chitarrista con me, quindi faremo anche qualche cover in acustico per fare, ecco, un'oretta e mezza, due ore così. Però non vedo l'ora perché avrò proprio un piano lì e quindi mi esibirò con il piano. Ah, ovviamente, non ho detto il posto, è a Oppart, a Sodico, provincia Monza Brianza. Ah, fantastico. Sì. Chissà, magari il 18 ottobre, magari. Magari. Passo di lì. Passo di lì, da Varese, oddio. Da Varese. Insomma, non si sa. Bene, vedi, questa è una cosa bella, è una cosa molto bella che tu presenti il tuo album lì. Sì, non avrei mai pensato, giuro, di cantare live dei miei brani. Mai. E invece è arrivato il momento. Sono un po' agitata. va bene, ci sta, fantastico, molto bene. Bene, mi ha fatto veramente tanto piacere, Letizia. Grazie Paolo, a me tantissimo. Qua. Veramente, in bocca al lupo per il futuro, per tutte le tue cose che hai, tre gruppi, cioè io non riesco a fare il mio bassista, te, tre gruppi, va bene. Santa roba, fantastico. Ti ringrazio davvero. Saluta Massimiliano quando lo incontri. Saluto. Guarda, tra 10 minuti. Ecco, a posto. 10 minuti bene. Faremo una videochiamata a lui, perché lui quando sa che ho le interviste mi dice dopo chiamami. Quindi, giusto, vuole sapere com'è andata. Mi sembra più che giusto. E quindi io ti auguro ancora tantissima carriera, veramente. Grazie. Lo meritate. E beh, insomma, amici, voi seguiteci sempre qua al Salottino Blues, al Ticket to Ride per altre interviste. E Letizia, buonanotte. È stato un piacere, buonanotte. Ciao. Ciao.